Eccomi qua di nuovo, subito un'altra puntata, non potevo lasciarvi con questo cliffhanger degno di Lost. E vi ho lasciato che ero a Milano, ero in questa agenzia di marketing barra pubblicitaria. Volevo lasciarla perché, nonostante l'ambiente fosse bello, non mi sentivo adeguatamente utilizzato, ecco, e quindi ho cominciato a cercare e così ho avuto l'opportunità di lavorare, di fare un colloquio presso un'azienda che allora stava spopolando, che si chiamava MySpace. MySpace, per chi non lo sapesse, è il papà di tutti i social network moderni. MySpace, A Place for Friends, era un social network fondato da Tom Anderson e Chris DeWolf e qualche anno prima, forse fine anni 90. Era fantastico perché era un po' un mix tra Spotify, Facebook e Twitter, e insomma un po' il mix di tutti i social network moderni. Ovviamente faccio sto spiegone per quelli più giovani che magari non se lo ricordano. Ed era un social network basato sulla musica, quindi ma non solo, sulla creatività. Quindi c'erano le band più famose, i cantanti più famosi, che avevano la loro pagina su MySpace dove caricavano le loro canzoni, e c'era quell'illusione, ma anche tutto sommato certezza, di seguire un personaggio ma anche di interagire. Le persone generalmente non si scrivevano con i loro nomi e cognomi, si usavano dei soprannomi, dei nickname, e quindi si vestiva i panni di un personaggio, e quindi questo forse lo rendeva nettamente diverso rispetto ai social attuali, dove invece si ha, per la maggior parte nella maggior parte dei casi, si ha un nome e un cognome, e quindi le persone, diciamo, recitavano la parte, erano pure più simpatici. Adesso invece, secondo me, vabbè, questo poi può essere un argomento di discussione per un altro video. Comunque, vabbè, era il social network più famoso all'epoca, aveva 500 milioni di utenti in tutto il mondo, era in ascesa e quindi stava aprendo sedi ovunque. Vabbè, c'era quella in Inghilterra, c'era in Germania, Spagna, Francia, e stava aprendo anche in Italia. Avevano bisogno, per questa startup italiana, di alcune persone, alcune figure. C'era bisogno di un content manager, di un designer, di una persona detta al marketing, un direttore marketing, una persona che facesse da office manager, e quindi cominciarono queste selezioni. Io fui chiamato dal capo del prodotto di MySpace, Mitch si chiama questa persona, e feci questo colloquio a Milano nei futuri uffici di MySpace, che si trovavano a Piazzale Biancamano. Piazzale Biancamano è zona Moscova, per chi è pratico di chi non è pratico di Milano, chi è pratico ovviamente lo sa. E ricordo ancora, mi presentai con la giacchetta però smart, insomma, t-shirt e giacca, insomma, non volevo essere troppo elegante perché non c'entrava nulla. Infatti quelli che mi facevano i colloqui erano vestiti proprio smartissimi, e fu divertente perché, vabbè, il colloquio fu in inglese. Questo fu forse uno dei fattori proprio fondamentali per la riuscita del colloquio: parlare l'inglese e aver avuto un'esperienza all'estero. Vedete come tornano le cose quando si investe, le cose tornano. E feci questo colloquio e ricordo, fu divertentissimo perché mentre stavo facendo sto colloquio, immaginate, c'è, cioè, il tipico italiano, io nonché napoletano, gesticolo come un pazzo, e mentre sto gesticolando a un certo punto casca, proprio colpisco il bicchiere d'acqua che finisce addosso a questa persona, a questo Mitch. Io ho fatto il bagno, volevo morire. Immaginate, al colloquio di lavoro, che faccio il bagno al tizio che mi sta facendo il colloquio. Nella mia testa ho detto, vabbè, è finita, ho rovinato tutto.
ricordo la sua faccia, però poi ci mettiamo a ridere, quindi insomma l'incidente fu, non fu così grave fortunatamente, e il colloquio andò bene. Poi mi fecero fare una prova, mi mandarono un, oh, questo forse successe prima, avevano prima mandato la prova da fare e poi mi fecero il colloquio, comunque sì, e mi fu mandato una prova, un test. Dovevo fare il design di una pagina MySpace, ma non le pagine MySpace, quelle degli utenti, quelle commerciali, le community, e quindi feci questa prova e andò bene. Così mi ricordo qualche giorno dopo ero in ufficio all'agenzia, ricevetti questa telefonata da numero anonimo, speravo vivamente che fosse MySpace, ed in effetti era Mitch che mi aveva chiamato per dirmi che volevano farmi l'offerta, e mi fece l'offerta anche economica, mi dici subito sì, figurati se mi metto a discutere MySpace. E così dissi di sì a MySpace, e quindi un mese dopo sarebbe cominciata questa avventura. Sinceramente, per parlare di MySpace ci vorrebbero forse 10 puntate. Cerco di riassumere, adesso siamo a 6 minuti e 26, cerco di riassumerla in due puntate. MySpace era appunto una startup. Abbiamo cominciato in 5, quindi immaginate, avevamo fittato questi locali in questa Regus, mi pare si chiamasse, fittavano spazi, avevamo una stanza, due stanze, una connessione ad internet ridicola, ma veramente ridicola, perché non avevano fatto l'upgrade, e ci siamo trovati noi in Italia a fare questa startup, a gestire MySpace lato contenuto in Italia. MySpace era anche concerti, era musica, decidevamo noi i trend musicali. Diciamo che abbiamo avuto un ruolo anche nel mondo della musica indie all'epoca, parlo del 2007-2009. E quindi è stato bellissimo, ci mandavano i CD, parlavamo con i discografici, perché magari volevano un po' uno spazietto in home page, o magari un'intervista, magari. E poi il top di MySpace era quando organizzavamo i famosi Secret Show. I Secret Show erano questi concerti dove non si sapeva chi era il protagonista di questi concerti, dove si faceva e quando. E venivano rivelati questi dettagli nel giro, mi pare, di 3 settimane. E quindi noi pubblicavamo a pezzi la pagina del Secret Show. E ricordo che erano davvero degli eventi fenomenali. Il primo lo facemmo a Milano, quindi immaginate, eravamo in fibrillazione, perché era la prima volta che facevamo una roba del genere, e avevamo anche un po' con gli occhi addosso dell'internazionale, perché volevano che riuscisse perfettamente, e soltanto loro avevano in mente altri numeri, perché comunque essendo abituati agli Stati Uniti, dove c'erano file chilometriche, da noi era un qualcosa di nuovo MySpace, quindi sì, era conosciuto, però era impensabile aspettarsi delle file chilometriche fuori. Il Pienone sì. Questo ve lo dico per una cosa che vi dirò dopo. E niente, quindi il primo Secret Show lo facemmo, invitammo gli After Hours, invitammo, non ricordo mo tutti quanti, i Linea 77, e non ricordo più chi altro. La line up si era tre band, e i Dio della Love, che era un gruppo nato su MySpace. Erano fighissimi questi, facevano questo pezzo che si chiamava Ragazza MySpace. Vi invito a cercarlo, perché per chi ha vissuto quegli anni raccontano in maniera perfetta, precisa,
il prototipo delle ragazze che erano su MySpace. E quindi organizzammo questo, organizzammo questa festa, prendemmo uno spazio a Milano, organizzato davvero, davvero bene. E ricordo che però arrivò anche questo direttore, questo capo, questo head of marketing internazionale, questa donna venne e scese dal tassi aspettandosi le file chilometriche. Come scese dal tassi non vide queste file chilometriche a mezz'ora dall'inizio del Secret Show, disse: no, chiudiamo tutto, basta, è un flop, ancora prima di cominciare. Noi nel panico più totale, perché insomma questa voleva chiudere tutto perché non c'erano le file chilometriche, e fortunatamente riuscimmo a convincerla che insomma dal punto di vista culturale c'erano delle differenze, e quindi poi in Italia le persone non è che arrivassero prima, noi siamo insomma ritardatari cronici, insomma abbiamo cercato di venderla sta cosa qua, e in effetti le persone arrivarono, ma con calma, anche perché l'orario non era sul tardi, era tipo apertura cancelli 7:30, una roba del genere, quindi per gli italiani era una roba bisognava prima cenare con calma. E infatti poi l'affluenza fu molto fu notevole, fecemmo il pienone, ovviamente tutto gratis, e quindi poi andò benissimo e ci divertimmo tanto. Ed era bello perché, ragazzi, avevamo a disposizione davvero il mondo, facevamo veramente i trend. Ricordo abbiamo dato spazio, eravamo anche un po' snob, qualche volta diciamo che lasciavamo come posso mettere in maniera carina, insomma preferivamo dare spazio a quelli indipendenti a discapito di quelli mainstream, che giudicavamo troppo con la puzza sotto al naso, insomma questo ci capitava spesso, eravamo idealisti, volevamo spingere. È passata la moto di Akira e quindi eravamo idealisti e volevamo insomma cambiare il mondo. E di cose divertenti se ne sono successe tantissime. Non so se posso citarvi le persone con le quali abbiamo parlato, però insomma abbiamo parlato con entourage di diversi cantanti, musicisti che abbiamo conosciuto anche, ed è stata un'esperienza, devo dire, umanamente incredibile, perché abbiamo vissuto il dietro le quinte, abbiamo conosciuto Pete Doherty, abbiamo conosciuto questa ve la devo raccontare, questa poi magari taggo i protagonisti così ci facciamo due risate. In uno dei Secret Show, poi quando siamo cresciuti, questa sì, poi nella seconda parte ve lo dico, insomma a un certo punto è cominciato il declino, poi vi spiegherò perché e per come. E avevamo poi anche un reparto sales, quindi venditori, perché ovviamente MySpace non è che lo faceva per beneficenza, e quindi vendevamo degli spazi pubblicitari più corposi, e in pratica dovevamo fare questo Secret Show e stavamo seguendo questa cantante americana che aveva iniziato da poco, e insomma ci piaceva tantissimo, avevamo ascoltato i primi pezzi ed era una bomba questa qua, e l'avevamo contattata per portarla al Secret Show, e non costava neanche uno sproposito. E soltanto che il reparto sales spingeva per portare qualcuno di più famoso, più papabile, più conosciuto in Italia, e quindi loro spinsero per portare Arisa a questo concerto, e non fu male, insomma Arisa è una grande artista. Il problema è che quell'artista americana che avevamo proposto e che avremmo portato con 2 euro veramente a cantare da noi si chiamava Lady Gaga, quindi i sales non la conoscevano, in pochi la conoscevano, e ci fu questa diatriba: no, ma chi è questa Lady Gaga, ma perché, ma portiamo Arisa, lei è conosciuta, ha fatto Sanremo, sicuramente verrà più gente. E alla fine quindi vinsero loro,
E noi abbiamo perso l'opportunità di portare Lady Gaga. Questo è il pane quotidiano, tutti i giorni succedevano robe del genere, discussioni su artisti, era veramente una figata. Vabbè, io vi saluterei perché mi sa che dobbiamo parlare del resto delle cose nella puntata numero 2 su MySpace. Vabbè, vi saluto, ciao e alla prossima.